A questo punto è previsto il consueto appuntamento domenicale con Dimitri Buffa. Ricordiamo il titolo della trasmissione, Rivolte Arabe e dintorni, anzi diciamo proprio il titolo esatto, Rivolte Arabe e dintorni, come il Nord Africa sta superando l'Europa, conversazione di Roberto Mancuso con Dimitri Buffa, che è già collegato e al quale devo dare una cattiva notizia. Facciamo. Ai ai ai, no, non avete la sigla, eh? Favoriamo l'ingresso di Dimitri. Caro Dimitri, YouTube ci ha bastonato, quindi non possiamo mandare contenuti coperti da copyright, altrimenti ci tolgono la possibilità di inserire contenuti superiori al quarto d'ora, possibilità che ora abbiamo. Quindi o mandiamo un pezzo Creative Commons non coperto da diritti da copyright, ma coperto, diciamo, da Creative Commons. Consente di utilizzo oppure non dobbiamo mandare nulla. Questa è la Beh, cattiva notizia che ti volevo dare. quindi praticamente Child in Time non vogliono che mandi? Sì, no, in genere sì, perché il precedente video che abbiamo fatto è stato bloccato in alcuni paesi. Ma è una questione che riguarda esclusivamente gli accordi tra YouTube e le case discografiche, quindi semplicemente questo. Io comunque ritengo che, insomma, la tua trasmissione sia interessante anche. Sicuramente, anzi, interessante senza una sigla, anche senza una sigla. Ti invito a migliorare leggermente l'inquadratura e poi passare subito a quelli che sono i temi caldi che saranno. Sì, ma non potete mettere nemmeno il generale? No, qualunque contenuto coperto da copyright non può essere Ma il generale visualizzato. non credo che sia coperto da copyright. Un'altra volta ci hanno bloccato il video proprio per quello. Ah, beh, Allora, complimenti. Va bene. Dimitri, intanto sono molti veramente gli argomenti all'ordine del giorno Sì. e Purtroppo veramente. se ne è aggiunto uno di cui avremmo volentieri fatto a meno, diciamo. Cioè, aggiornaci, dici pure. Beh, insomma, questa storia della Norvegia Ah, porta beh, a molte riflessioni, se non altro anche per la sua gravità incredibile e anche per come è stata percepita in maniera un po' disonesta dal punto di vista intellettuale da grande parte della stampa italiana, perché a parte che tutti subito era un attentato di matrice islamista, cosa che, d'accordo, secondo logica ci stava pure, però poi dopo, una volta capito che la matrice era un'altra ed era una matrice molto insidiosa, perché questo signore francamente usa un linguaggio che sembra quello che usa l'ex presidente del Senato Marcello Pera quando parla di meticciato e di cose ignobili come queste durante i suoi convegni, oppure può sembrare un comizio di quelli di Milizia Cristi piuttosto che di certi della Lega Nord, dalla parte di Borghezio in su, o viceversa ancora, non so, quelli di Forza Nuova. Poi è chiaro che non è detto che queste idee debbano portare a questo. Però chi predica odio, così come gli imam che predicano odio nelle moschee, sanno che su 10 che li ascoltano, 9 la finiscono lì e poi tornano a casa e si fanno un bicchiere di birra e credono di essere un superuomo o un super islamico. Uno, c'è il rischio che uno su questi 10 o uno su 100 o uno su 1000 metta su una cosa del genere o si faccia esplodere o che so io. Quindi le prediche dell'odio razzista e xenofobo che poi usano come pretesto in Italia o altrove in Europa l'aggressione islamica, in realtà aggiungono male a male. Non bastava il terrorista islamico, abbiamo pure il terrorista ultraortodosso cattolico, cristiano o nazista, integralista. Sono due mali che si sommano, non è uno che combatte l'altro. Questo anche per rispondere, per esempio, a degli editoriali francamente incomprensibili come quello di Magdi Allam oggi sul giornale che trattava di queste cose qui. E poi magari per entrare proprio nel tema della trasmissione delle rivolte arabe e dintorni, che invece segnano
dal punto di vista politico italiano questo grande evento che è stato il Consiglio Generale del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito. Era proprio da lì che volevo partire, Dimitri, e partire da là perché la scelta della Tunisia non è una scelta casuale, evidentemente. L'altra volta tu ci avevi detto che eri in contatto con il figlio dell'attuale, chiamiamolo insomma, presidente della Tunisia, Baji Kaid Essebsi. Il figlio si chiama Sadri Kaid Essebsi, il quale, esatto, appunto, ti aveva dato degli aggiornamenti in tempo reale su quella che era la situazione in Tunisia. Quindi le domande sono due: ci sono nuovi aggiornamenti? E poi la scelta della Tunisia per il Consiglio Generale del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito è una scelta casuale secondo te, o quantomai invece legata? Lo dicono pure loro, se vogliamo leggere una parte della loro mozione finale, loro dicono che praticamente si sono riuniti per 3 giorni in Tunisia dirigenti e militanti del Movimento per la Democrazia e i Diritti Umani provenienti da tutto il mondo, perché la scelta della capitale araba è stata motivata dai radicali con la necessità di costruire e diffondere la democrazia dopo la rivolta popolare e non violenta che ha portato la primavera araba di quest'anno. Poi la Bonino ha detto che c'è un grave fenomeno in questo momento in Tunisia, cioè il fatto che siccome ci sono stati già un rinvio delle elezioni per motivi di ordine pubblico dal 24 luglio al futuro 23 ottobre, poi sono nati 100 partiti, che non è una cosa seria. Un paese di 6 milioni di persone, che è grande la metà dell'Italia o circa, 100 partiti sembra sembra la nascita di una partitocrazia. Quindi francamente passare da Benalì alla partitocrazia forse sarà anche un miglioramento, ma non esattamente quello che sia loro che noi ci aspettavamo. E a questa cosa pare che corrisponda un certo disinteresse delle persone ad andare a registrarsi per votare, quindi ci potrebbe essere un grave tasso di assenteismo. E se si comincia così, e poi sappiamo l'influenza dei partiti islamisti come Ennahda o come ancora peggio El Medji, quello lì che hanno guidato pure queste operazioni di squadrismo come quella nel cinema a Tunisi, il cinema come si chiama, non Art Café, Africarte, il cinema Africarte che trasmetteva quel saggio di quella regista di cui abbiamo parlato l'altra volta, che si chiamava Senza Dio e Senza Padroni, che poi lì si chiama Senza Allah e Senza Padroni. Sì. E allora, se questo è il risultato di quello che sta succedendo adesso, ben venga un partito radicale che va in Tunisia e mi risulta che abbia dato la parola a molti dei futuri partiti, tra cui quello anche di Monsef Marzouki ed altri ancora. Però il problema è che se la cosa diventa una grande caciara in cui gli unici organizzati sono gli islamisti e in cui molta gente magari rimarrà a casa e non andrà a votare, questi qui rischiano di passare dal regime alla partitocrazia senza soluzione di continuità, sicuramente. Beh, certo, anche se diciamo sarebbe importante, 100 partiti sono veramente tanti e non so se ci starebbero tutti su una scheda elettorale, però probabilmente in questa fase una qualche iniezione di proporzionalità nel sistema elettorale non sarebbe del tutto sbagliato. Ricordiamo che quando si esce da una dittatura probabilmente può essere utile ad un paese vedere quella che è la geografia politica. Comunque è una questione opinabile. Ecco, oggi ci sta anche questa presa di posizione che è venuta stasera di Gheddafi dalla Libia, che dice di essere stato di dichiararsi contro le rivoluzioni che ci sono state in Egitto e in Tunisia, e usa queste parole: perché mai avete fatto la rivoluzione? Rispondete a questa domanda: perché avete fatto la rivoluzione? Ha chiesto lui nel messaggio rivolto agli egiziani e anche ai tunisini. Tunisia e Egitto, che cosa avete raggiunto con questa rivoluzione? Avete sostituito un regime di governo con un altro? Dopo aver saccheggiato, distrutto e danneggiato il vostro paese, volete un nuovo presidente? Hosni Mubarak merita onore, sarebbe stato meglio se fosse rimasto presidente dell'Egitto. Quindi fantastico. Poi succede questo, che di fronte all'inconcludenza, di fronte al teppismo e allo squadrismo organizzato degli islamici, degli islamisti, diciamo,
e di fronte a questo disamoramento della gente si rischia pure un ritorno al passato più che un coso verso il futuro. Questi paesi andrebbero aiutati. La Bonino dice: dobbiamo farcene carico noi. Ha detto proprio nel suo discorso: dovremmo organizzare forse non solo il Partito Radicale, ma anche qualche partito più consistente numericamente, e ce ne sono tanti, altri congressi sempre in Tunisia o in Egitto. Fare capire che ci sta questa possibilità di un allargamento euro-mediterraneo, cercare di premiare i migliori di loro, non i peggiori. E purtroppo però vediamo che i segnali sono tutti contrari, anche perché ci sta in questo momento nei paesi europei e in Italia più che in tutti gli altri paesi un trionfo della disonestà intellettuale in politica, che francamente io non lo ricordo uguale nemmeno nella parte peggiore della Prima Repubblica, diciamo, tanto per fare una data, da dopo il ritrovamento del cadavere di Moro in poi, da quando la Prima Repubblica iniziò i suoi 15 anni di convulsione prima di crollare, diciamo, no? Certo. 78-93, sono circa 15 certo. anni. Adesso questa Repubblica qui sta crollando molto prima e diciamo che è entrata in convulsione già da quando è nata, perché... Perché non era una vera Seconda Repubblica, diciamo la verità. Beh, in qualche maniera lo è, perché c'è stato uno spazzamento via di tutti i riferimenti della prima, però il fatto è che sono venuti semplicemente allo scoperto alcuni gruppi finanziari che stavano dietro al pentapartito da una parte e ai comunisti e poi DS, PDS, PD dall'altra, e sono venuti allo scoperto. Adesso l'Italia se la contendono dei gruppi di potere ben delineati, non so, da una parte c'è Berlusconi, che è sicuramente il più forte e quello che ha più seguito popolare, anche se chiaramente sembrerebbe nel viale del tramonto ben incamminato, però dall'altra parte noi non è che possiamo dare l'Italia in mano, non so, a Colaninno, a Tronchetti Provera, a De Benedetti, alla Marcegaglia, non è che avremmo risolto il problema così, noi stiamo... Certo. In questa maniera semplicemente... L'altra faccia della medaglia, questo appunto. No, nascondiamo la testa sotto il coso. Beh, una volta ci liberiamo di Berlusconi, magari nella maniera che suggeriva oggi Fini nell'intervista a Repubblica, con un governo di unità nazionale che va da Maroni a capo del governo e l'appoggio esterno di PD e di questi qua, che poi francamente è un appoggio esterno veramente esiguo, per cui non è che potrebbe da solo creare senza anche un tradimento interno allo stesso PDL un nuovo governo. Se si crede di risolvere così, veramente rivolte arabe e dintorni come il Nord Africa ci sta superando, perché in ogni caso lì queste continue richieste di piazza che spiazzano questi regimi provvisori sono dovute al fatto che questi capiscono che stanno per essere imbrogliati e capiscono che questi paesi che si avviano verso la democrazia, avendo copiato la parte peggiore che sta in noi, cioè in Italia soprattutto, però anche in altri paesi mediterranei come la Grecia, forse anche come Spagna e Portogallo, hanno trovato la maniera per perpetrare il loro potere nel passare dal regime dittatoriale sic et simpliciter a la democrazia reale di cui parla Pannella, che è uguale al socialismo reale. Al socialismo non, reale, certo. Noi bypassando completamente il passaggio democratico, cioè loro non vedranno nemmeno 10 minuti di democrazia e passano dal regime dittatoriale alla democrazia reale, in cui una bella partitocrazia si spartirà la cosa pubblica, quello che è possibile spartirsi, e con una alienazione a mo' di guerra preventiva di tutta la partecipazione popolare, perché se poi si vede che comandano sempre gli stessi, solo che hanno cambiato casacca, se si vede che addirittura questi partiti islamisti scendono in competizione sognando magari di fare quello che ha fatto Hezbollah, che viene segnalato dal sito informatissimo del secondo protocollo.org, che racconta come oramai in Libano anche l'ultimo ministero diciamo che rimaneva in mano a non Hezbollah è finito in mano agli Hezbollah. Credo che praticamente si tratti
aspetta che devo ritrovare la cosa, si tratti del Ministero della Sicurezza, quello che chiamano della sicurezza. Aspetta un po' che lo devo trovare, perché purtroppo quando citi così a memoria è facile che ti scordi. Vabbè, anche le insomma, cose. Non è importante, se il dato politico è che l'unico ministero che non era controllato da Hezbollah adesso è controllato anche da Hezbollah. Se poi era il Ministero della Sicurezza, che è un ministero che dovrebbe corrispondere a quello dell'interno italiano, è ancora, diciamo, più grave la cosa, perché è proprio quello del controllo dei servizi e delle forze di sicurezza. Ah, perfetto. Allora, per tornare in mano proprio al generale Abbas Ibrahim, uomo di Hezbollah vicinissimo ad Hassan Nasrallah, c'è un buon reportage sul sito secondoprotocollo.org che invito ad andare a leggere, perché ormai ci si informa molto meglio su questi siti specializzati, quelli seri, piuttosto che sui giornali dove le cose rimbalzano una settimana dopo. Certo. Per tornare alla Tunisia, ci sono novità da parte del figlio di Baggi, cioè Sadri Kaid Essebsi? No, lui non mi ha detto più niente. Probabilmente la situazione è ritornata sotto controllo dal punto di vista, come si può dire, del pericolo islamista, o almeno del pericolo di un golpe islamista. Però diciamo che sotto vari altri punti di vista qualcosa da temere ci potrebbe essere. Perché comunque sia si sente sempre di più gente che si lamenta di queste violenze organizzate di tipo squadristico. E di fatto mi sembra di capire che la polizia locale più di tanto non può fare, anche perché credo che si voglia evitare un bagno di sangue. Allora, un'altra domanda che ti volevo fare, spostando adesso l'obiettivo dalla Tunisia a Israele e alla Palestina. È stato abolito il delitto d'onore, no? Da una parte. Sì, questa è stata una cosa buona, di cui io ho pure postato un articolo nel nostro sito di tvradicale.it. Infatti, l'abbiamo letto. È una legge che è stata promulgata da poco, ma che in realtà era stata fatta a maggio, sull'onda emotiva di un brutto delitto di una ragazza. Se vogliamo dare ai nostri spettatori qualche cosa in più, devo riprendermi l'articolo, perché io ovviamente non è che poi mi ricordo perfettamente. Sì, se vuoi lo ritrovo io, non ti preoccupare. Dimitri? Eccomi. Sì, sì. Ecco, lo ritroviamo. Stavo cercando. Ecco, Dimitri, c'è un buco nero spaventoso. Ah, ecco. Allora, stavamo appunto parlando dell'abolizione. Era una norma, quella del diritto d'onore, che sicuramente faceva arretrare la Palestina rispetto agli stati moderni. Quindi l'abolizione bisogna festeggiare rispetto, plaudere, sì, rispetto a questa abolizione, no, del diritto d'onore. Il plauso va verso l'autorità nazionale palestinese, certo, in questo l'ANP. Momento. Esatto, perché Hamas non l'ha abolito, meglio tardi che mai. Comunque sarà bene ricordare che in Italia è stato abolito solo nel 1981, che è come dire appunto un po' l'altro ieri. L'altro ieri, esattamente. Allora, un'altra cosa, perché i minuti stanno volando e sono sempre molto interessanti le conversazioni con Dimitri. Spostiamoci in Egitto. Egitto, c'è il caso Mubarak, il giallo, meglio dire, il giallo Mubarak. Coma, è in coma, non è in coma, ci sono delle novità a proposito? Guarda, in questo momento lo ignoro, non vorrei poi che succeda come l'altra volta, che arriva un'agenzia 10 minuti dopo che ridice che si è di nuovamente aggravato. A me mi pare che questo Mubarak non se la passi tanto bene in salute da tanto tempo. Comunque, come è morto, è resistente, diciamo, se la sta. Mi dà l'idea che questa cosa qua, siccome lui paventa una condanna a morte, si finga morto prima di essere condannato a morte, quello che mi dà l'idea. Spera evidentemente di suscitare con queste continue notizie che lo danno in coma a giorni alterni, un moto dell'opinione pubblica mondiale perché lo salvi, non so, come nessuno
tocchi Saddam. Devo dire che se avrà la stessa fortuna, forse gli conviene non sollecitare la cosa. Il fatto è che mi pare che l'opinione pubblica mondiale non gliene può importare di meno né della salute né dell'eventuale condanna a morte o dell'esecuzione della condanna a morte probabile per Mubarak. Io francamente, nella mia ottica radicale, spero che non si faccia questo errore, perché sarebbe nessuno tocchi Mubarak. Esatto, sarebbe un altro regime che nasce sotto una cattiva stella. Non sarà vendicando sia pure anni di soprusi e di ingiustizie, di torture e di condanne a morte fatte dal regime di Mubarak. Non sarà con questa sterile vendetta che l'Egitto poi potrà raggiungere le mete che si prefigge. Invece dovrebbe dare l'esempio e fargli un processo regolare, magari sarebbe ancora meglio un processo davanti alla Corte internazionale, come per tutti i vari dittatori anche della guerra della ex Jugoslavia, piuttosto che questa sterile vendetta che sicuramente non porterà fortuna. Ecco, ecco Dimitri, un'altra domanda che ti volevo farti più in generale sulle rivolte arabe è proprio questa. Cioè, questi mesi non hanno dimostrato proprio palesemente, a tuo avviso, la totale obsolescenza di una istituzione come l'ONU, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite, la quale non ha saputo svolgere un ruolo politico tale da poter evitare che avvenissero determinate cose in quei paesi? Sì, beh, dell'ONU non conta nemmeno più tanto parlarne, perché l'ONU è solamente il Consiglio di Sicurezza, tutto il resto è una burocrazia costosa che è un po' come i ministeri al nord, diciamo. Per esempio il Consiglio dei diritti umani, che vediamo poi che sta in mano ai paesi che i diritti umani non rispettano, dall'Iran alla Siria. Addirittura l'Iran era finito per rappresentare il movimento delle donne. Insomma, non è una cosa seria, non si può più prendere sul serio e che vuoi che ti dica? C'è una domanda da parte di americano dalla chat, che noi ti rivolgo questa domanda. Ma la signora Mubarak, la vera criminale del regime, criminale tra virgolette, non era la migliore amica di Emma Bonino? Ed Emma non era una frequentatrice assidua della sua casa? Dov'è ora Emma? Perché tace sulla sua gaffe egiziana? Ma intanto non mi risulta che la signora Mubarak fosse come la Allaka, la signora Ben Ali. Probabilmente era pur sempre la moglie di un personaggio di quel tipo. Ha fatto però delle campagne sacrosante come quelle contro la mutilazione genitale femminile, che in Egitto erano un problema serio. Credo che riguardassero un 50-60% delle ragazzine in tenera età, e questa cosa è diventata una legge dello Stato che lo proibiva. Diciamo che fosse solo per questo può essere risparmiato la signora Mubarak tutte queste voglia di fare di lei una nuova Claretta Petacci, e magari può essere pure risparmiato a Emma Bonino di avere comunque appoggiato una campagna sacrosanta. Si fa quello che si può, no? Questi sono come gli abolizionisti completi della pena di morte, che per anni non sono riusciti a fare nulla. Invece poi, quando D'Elia e quelli di Nessuno Tocchi Caino sono riusciti a fare la moratoria, e dopo le condanne a morte sono diminuite del 90% nel mondo. Quindi è sempre il meglio che il nemico del bene, no? Come si suol dire dalle nostre parti a Roma. Certo, Dimitri. Allora siamo quasi in chiusura, però prima di chiudere volevo che tu parlassi di questo appello per questo ragazzo tunisino, Ismail Al-Tayef, se ho detto bene il nome. Ismail Al-Tayef, sì, un appello mi sento di fare. Questo ragazzo che ha avuto un vissuto carcerario molto lungo ed importante, che indubbiamente avrà anche meritato e tutto quello che vi pare, però mi pare che si sia rieducato in carcere. Spenderei una parola per lui. Naturalmente non sono Muzio Scevola, non metto mani sul fuoco, però uno che rifiuta 15.000 euro per ritrattare un'accusa a delle persone che si stanno approfittando dei carcerati rubando sul vitto, comprese delle ditte che scaricavano 60 e qualcuno faceva risultare 300.
una persona che si è presa le botte e ha rischiato di morire come Enzo Cucchi in carcere, che questo ragazzo oggi fuori dal carcere, che ha come unico scopo della sua vita testimoniare e avere giustizia anche per gli altri carcerati, ma sia costretto a dormire sulla spiaggia perché non trova... appunto, sì, no, la spiaggia vicino a Velletri non so quale sarà, probabilmente a Sperlonga, non ne ho idea, a Terracina, però questo ragazzo, forse qualcuno che lo aiuta, se lo meriterebbe, qualche Sant'Egidio, qualche Caritas, qualche Madonna, si dovrebbe trovare un lavoro, un tetto, un qualcosa. Mi dicono che anche lui è uno particolare a cui piace dormire sulla spiaggia, però io credo che se qualcuno gli può dare un lavoro, fiducia, magari di spiaggia ci andrà a dormire il weekend per, insieme ai suoi amici quando fanno la baldoria, e poi il resto della settimana può essere che preferirà dormire a Roma sotto un tetto come tutti gli altri. Bene Dimitri, il tempo è volato come sempre succede nelle condizioni e nelle conversazioni con te. Io direi diamoci un appuntamento per la prossima settimana. E cosa c'è in calendario questa settimana? Ci sono degli eventi particolari per ciò che riguarda sempre la zona delle rivolte arabe che potrebbero essere al centro dell'attenzione mondiale? A proposito, mi va di spendere una parola a favore anche per il capo della comunità musulmana norvegese, che appena era scoppiata la bomba, ancora non era successo, non si sapeva quello che stava succedendo sull'isola, la prima cosa che ha detto è: noi siamo dei norvegesi, siamo gente che vive qui, abita qui, ha questa nazionalità, e chiunque ha fatto questo crimine, e si riferiva solo alla bomba, per noi è un nostro nemico. Ecco, io spero che invece che un nascere di contrapposte tifoserie che tifano chi per il terrorista islamico se è islamico, oppure speriamo che invece sia cristiano, così noi ci ripuliamo la coscienza da terroristi islamici quali siamo stati in precedenza, spero che venga anche dal mondo del Maghreb in questo momento dei sicuri segnali per cui chi si approfitta della religione o delle paure della religione o della xenofobia o delle guerre di religione per instaurare un clima di odio e di violenza e per cercare quasi un'esibizione muscolare in cui io sono meglio di te, io sono peggio di te, io spero che sia questo quello che venga emarginato nelle future settimane. Nella futura settimana entrante io non so di grandissimi eventi, credo che tutto sarà circolerà intorno a questo terribile attentato, credo che verranno fuori molti retroscena di vario tipo, credo che si continuerà a parlare probabilmente a cavolo di multiculturalismo, anche perché francamente di queste parole ci si riempie la bocca ma si ignorano i significati. E si ignora pure se questi significati possono avere un'accezione per forza negativa. Francamente per me la parola multiculturalismo vuol dire solo un insieme di culture, ma non è che vuol dire che siccome c'è il multiculturalismo qualcuno di un'altra cultura non deve, è autorizzato a non obbedire alle leggi dello Stato in cui si trova, per cui per esempio non può combinare il matrimonio di sua figlia, non può egli stesso prendere quattro mogli, non può picchiare la moglie se ritiene che non abbia fatto bene il suo dovere di moglie. Non c'è bisogno di parlare di multiculturalismo o di altre cose, si tratta di applicare la legge, se no sono multiculturale pure io, nel senso che a casa mia c'è la mia religione, faccio come cazzo mi pare, torturo le persone dentro casa mia, no, non è possibile questo, è evidente, no? Quindi certo. Stiamo parlando con le menzogne, stiamo parlando come fanno i politici oggi e come fanno anche i capi religiosi. Stiamo parlando ingannando la gente, dicendo che la nostra religione è di pace, però cercando di propugnare un messaggio di intolleranza verso chi non è della nostra religione o del nostro partito politico. E io spero che tutto questo inizi a finire, perché la gente è meno stupida di questi che cercano di farla passare per stupida. Perfetto Dimitri, ti ringraziamo nuovamente, non abbiamo avuto le sigle, però in compenso abbiamo potuto conversare più a lungo con te. Ti salutiamo, grazie Dimitri, l'appuntamento con Dimitri Buffa, con Rivolte Arabe dintorni, naturalmente per la prossima settimana. E Dimitri, ti salutiamo e grazie veramente per lo spazio che occupi su TV Radicale, perché è una cosa importante per TV Radicale, è una cosa che ci onora. Ciao Dimitri. Arrivederci, buonasera. Ciao Dimitri, ritorniamo nello studio di Lecce.
e pronti per collegarci proprio con Marco.